po' lunghina la fila. One eternity later. Grazie mille. Buongiorno signori. Allora, questo video inizia con una centrifuga perché stanotte ho dormito 3 ore. Ho appena speso 5 euro per questa centrifuga, tra l'altro. Mela, kiwi e zenzero. Benvenuti in questa nuovissima serie. Questa serie si chiama 100 euro challenge, copiata palesemente da questo youtuber americano che vive in Asia, che seguo, che si chiama Best Ever Food Review Show. E lui va in giro per i quartieri con 100 euro di budget. Sono andato a prelevare. Questi erano 100 euro un secondo fa. E lui va in questi quartieri a provare lo street food. Qual è l'obiettivo? Spendere più soldi possibile fino a che non sei sazio. È un modo per capire quant'è il potere di spesa di 100 euro in un determinato posto. Per iniziare questa nuova serie ci troviamo in Chinatown. Questa è la pasticceria Martesana. Ma andremo a vedere un po' di street food tipici asiatici che ci sono qua nella via. Salute. Come vedete e come vi ho detto, ci troviamo in Paolo Sarpi. Via Paolo Sarpi. Camminiamo, vediamo cosa troviamo e iniziamo a mangiare un po' di prelibatezze. Ora, chiaramente noi siamo nella zona, quindi non è che posso selezionare solo cose asiatiche, tipo la colazione super italiana. Voglio preservarmi per lo street food. Ci sono anche ristoranti, c'è di tutto in Chinatown. C'è anche il KFC, c'è il McDonald's. Le eviteremo. Magari faremo una 100 euro challenge con i fast food a Milano. Sono tornato alle 3 a casa. Perché ero all'Arena di Verona, però 2 ore per andare, 1 ora e mezza per tornare. Sono arrivato a casa alle 3, sveglia 7. Il primo che trovo che è aperto è fast food. Ordiniamo qualcosa. Se vediamo che comunque lo stomaco non regge il colpo, ci buttiamo nel centro massaggi. C'è qualcosa tipo per lo stomaco. Stomaco, top, mi faccio fare un massaggino qui, così mi aiuta la digestione. Giù. Colazione? Posso provare gli spiedini, questi qua, bowl chicken? Cosa? Cos'è? Misti? Puoi scegliere tu, che sono cucciati in una zuppa calda e quindi prendono il sapore della zuppa. Fantastico, uno di questi per favore. Vuoi l'asporto o mangiare qua? Ma me la rimetto sul tavolino lì fuori. Grazie mille, aspetto qua fuori allora. Top, posto incredibile. Allora, il posto si chiama Yummy. Ho speso 11,50 euro per un totale di 7 spiedini. E come funziona? Tu hai questo frigo in cui scegli i diversi spiedini a seconda del tuo gusto e questi spiedini te li cuociono e te lo servono poi dentro il brodo di pollo. Vediamo com'è. È arrivato il nostro piatto. Direi che questo è un ottimo inizio. Abbiamo in totale 3, 6, 8 spiedini. Gentilissima. E io cosa ho scelto? Ho scelto delle cose un po' tranquille, anche perché mattina, ragazzi, ho preso tipo tofu, carne di pollo, salsicette di manzo, gnocco di riso coreano. Questa è una salsiccetta una di pollo e una di manzo, non mi ricordo quale. Questa dovrebbe essere radice di loto, una roba del genere. Ciao. Non lo so. Va bene, comunque andiamo all'assaggio. Abbiamo speso 11,50 euro per questa colazione. Vediamo com'è. Ah. Buono. La tipa mi fa: lo vuoi piccante o non piccante? E io ho detto: facciamo poco piccante. Ma faccelo cazzo, se questo è poco piccante. Tanto piccante, che cazzo è? Proviamolo un po' tutti e vediamo com'è il mood. Questa dovrebbe essere salsiccetta di pollo, molto morbida, è un bustellino di pollo, però buono, perché tutto questo sugo, il fatto che viene cotto nel brodo, lascia una patina di sapore di, non lo so, è avvolgente. Gnocco di riso. Scherzavo, non è uno gnocco di riso, sono uova. Buonissimo. Pensavo fosse una salsiccetta di manzo, invece no. Questa qui, signori, è la salsiccetta tipica che hanno anche in Giappone. È la salsiccetta asiatica, perché fuori è croccantissima e dentro è molto morbida ed è un po' a pezzettoni. Però saporito e con il brodino così, ti dirò, anche il piccantino ha il suo perché. Non è eccessivamente piccante, mi ha consigliato bene. Questo non ricordo che cos'è. C'è della carne dentro, ma fuori è una sorta di raviolo, buono però. Super approvato. Questo in teoria è tofu. Non è tofu, tipo fish cake, perché ha una consistenza molto più quasi spugnosa. Pensavo di aver scelto tofu, invece no. Fish cake, ma molto buona. E ultimo, ma non meno importante, ho preso anche un po' di pollo. Pollo cotto nel brodo di pollo, mi sembra un'ottima idea. Molto saporito. Cioè, davvero, si scioglie in bocca, ti dà una bella esplosione di pollo. Complessivamente approvato, sarei curioso di provare gli altri spiedini che hanno. Molto buono, ve lo consiglio. Se non vi piace il piccante, anche poco piccante potrebbe essere un po' troppo piccante. Era un po' piccantino, ora per sgrassare un po' di pollo fritto. Pollo fritto, vediamo un po' il menù. Croccante, tofu di pesce, polpette di gamberi fritti, cotoletta di gamberi, spiedino di pollo, spiedino di maiale. Prenderò uno spiedino di coscia di pollo.
Buongiorno, ti posso chiedere un spiedino di coscia di pollo? Tra l'altro che sgrassare, è bello impegnativo, eh? Un macioccone così. Ragazzi, la sfida è arrivare a 100 euro, siamo a quota 21,50. Sono già pieno, eh? Però non demordiamo. A cazzo duro, senza futuro. Cos'è la cosa più buona, secondo te? Questo qua? Questo tipo popcorn di pollo, tipo? Croccante di pollo. Croccante di pollo? Cazzo, figo. Mi fai una porzione anche di questo, per favore? Quindi, sto tenendo il conto, abbiamo speso 5 euro centrifuga, 11,50 di spiedini e qui abbiamo speso altri 11 euro. Grazie, ciao. Beh, street food, mangiamo per strada. Allora, questo è il malloppino di oggi, ci ha dato anche un guanto per mangiare il croccante di pollo. Dovrebbe essere coscia di pollo disossata e messa attorno allo spiedino. Allora, il croccante di pollo lo vedo bello bollente, caldissimo questo sacchettino. Partiamo da questo. Signori, la spada nella roccia è enorme. Allora, ho un po' paura perché potrebbe essere obiettivamente bollente ancora, quindi lo assaggiamo e vediamo cosa succede. Fritto al momento, quindi già grande plus. Essendo coscia, dentro è bello succoso. Non è una panatura pesante, è comunque una panatura abbastanza leggera. Cotta. Ci metti accanto un po' di patatine, qualcosa. Questo può essere un pranzo. Ah, guarda qui. Allora, abbiamo praticamente delle nuggets di pollo. Sono pezzi di pollo, comunque anche tipo con un po' di cartilagine. O non solo carne, insomma. Perché è una cosa che si usa tantissimo in Asia. Allora, sentiamo il crunch. Esatto, guardate. Ci sono diverse parti del pollo, non è solo carne, c'è anche un po' di cartilagine, comunque succoso, molto piacevole, ma croccantino. Approvato, 6 euro una porzione, però ci sta, sono tanti. Anatra pechinese, e che fai, non la provi? Vorrei provare l'anatra, ma tipo una porzione piccola, cioè? No, beh. Ah, solo il roll? Ah, no, non ho capito, ah, c'è proprio solo il pezzo di anatra? Sì. Ma perdonami, invece il roll di anatra pechinese quanto sono grandi? Tutto piccolino. Ah, ok, allora faccio questo. Okay. Grazie. Grazie mille, ciao, buona giornata. Sacchetto bellissimo, 8 euro più 1 euro di acqua. Sacchettino in plastica, bellissimo. E appena apri c'hai uno, i guanti per non sporcarsi. Genialata. Abbiamo un paio di fazzolettini e poi anatra a fette arrotolate. Allora, vediamo un po'. E dentro è così, petriolo, non è peperone verde, germoglio di bambù e l'anatra. C'è un forte sapore dolce, non si sente tantissimo l'anatra. Cioè, voglio dire, si sente tantissimo questo agrodolce che c'è dentro. Devo dire che come sapore è molto saporito. Mi verrebbe da tirare fuori un pezzetto di anatra per provare solo quello. Allora, buono, tenera, non è particolarmente saporita ed è per questo che giocano tanto con la salsa dolce, secondo me. La pelle potrebbe essere un po' più croccante. Complessivamente però molto buono. Ma cazzo, qua è tutto cinese. Non lo so, è un po'... mi intimidisce. Ci sono tutti i cartelli in cinese, però ci provo lo stesso. Ciao! Come funziona? Prendo io lo spedino? Allora, io volevo provare penne di pollo, borsa fortunata, 3,50. Oh, guarda, giusti giusti. Perfetto, grazie mille. Anche qui selezioni tu dal frigo. E lo scontrino tutto in cinese, tra l'altro. Cioè, c'è anche quello in italiano, chiaramente. Ho preso solo due spiedini. Uno borsa fortunata e l'altro è carne di pollo. Sono un grande fan della pelle di pollo, soprattutto quella fritta, e fritta bene, in modo che è proprio crispy crispy. E l'altra borsa fortunata, non so cosa ci sia dentro. Oh, andiamo. Sono gasato. Non è fritta, è strafritta. Anche qui molto speziata, tra l'altro. Ci sono tipo un mix di spezie sopra. Okay. Via. Cotta al punto giusto, croccante, salata. Questo è un must, assolutamente buonissimo. Sono molto curioso, ragazzi. Anche perché c'è dello spago. Non so se posso mangiare anche lo spago. Vediamo cosa succede. Cos'è? È una sorta di paninetto con dentro una pasta di mais. Salato fuori, dolce dentro, perché il mais comunque è naturalmente molto dolce. Approvato, però
questo vince assolutamente. 3,50€ due spiedini, questo 2€, questo 1,50€. Per 1,50€ questo, raga, è uno snack, ve lo consiglio assolutamente. Allora, 36,50€ eravamo prima, con questo siamo a cifra tonda, 40. Il mio stomaco sta iniziando a soffrire, ma non ci fermeremo qui, signori. Mr. Pie, questo cosa fa? Vabbè, dai, prendiamone una. Ciao, posso provare una piadina di... Sì, una per favore. Bellissima. Siamo a quota, in teoria, 44€, ma penso di aver perso dei soldi. Non buono. Allora, questa qui mi ha attirato subito perché c'era la foto. È farina, maiale, verdure con sotto sale, caramello e sesamo. Quindi è tipo un pancake di maiale, però dolce. Bello, fragrante, si sente tanto la verdura, bello salatino, tutte verdure sotto sale, molto buono. Non c'è tanto maiale, però si sente un po' il sapore. Continuiamo la nostra avventura. Allora, ragazzi, siamo più o meno a quota 44, forse 44€. Sono non sazio di più. Alcuni fan mi hanno aiutato a finire il pollo e abbiamo lì metà anatra che è rimasta, che abbiamo fatto take away. Abbiamo alle mie spalle il posto che ci ha consigliato il ragazzo, che è questa macelleria che in realtà ti fa tipo degli spiedini di manzo grigliati al momento con sopra delle salse. Cazzo, tocca provarlo. Proviamo questa qua della macelleria e poi andiamo a provare Mo, che è quello dei Bao, un bijou. Mi ha consigliato un ragazzo di venire qui perché fai tipo uno spiedino con la salsa sopra. È questo qua grande? Chiedo uno di questi allora. Non so come, mi sono rimasti solo 40€, quindi abbiamo speso 60. Sono fatto bene i conti? Non lo so, ora vediamo. Allora, a meno che io non abbia sbagliato i conti, dovremmo essere a quota 50€ spesi. Invece ho solo 40€ rimasti. Quindi ho perso 10€ nel tragitto. Sono due le opzioni. O le ho perse, possibile, ma non completamente probabile. O mi hanno inculato 10€. E quindi tipo, attenzione, pickpocket, borseggiatrici, siamo sulla gialla a Milano. Oppure qualcuno ha sbagliato a darmi il resto, in buona fede chiaramente. Però non lo sapremo mai. Allora, io sono un grande amante della pecora. Gli arrosticini sono fan. Questo è una sorta di arrosticino asiatico, cotto davanti a noi sulla piastra e in teoria sopra è glassato con una salsa, sesamo e altre spezie. Buonissimo, pezzato, salato, è un sale molto fine e se lo percepisce anche sulla lingua, davvero buono. Sarei curioso di provare anche quello di manzo, però secondo me non è particolare come quello di pecora. Signori, dopo questi arrosticini asiatici molto buoni, perché c'è un retrogusto di sesamo che ti rimane, ti avvolge la bocca, buono. L'ultimo per oggi, non perché siano finiti i posti dove mangiare, attenzione, l'ultimo perché sono pienissimo, non ce la faccio più, è Mo. Mo Sarpi è un'istituzione, perché qua il bao è incredibile. Andiamo a vedere insieme il menù. Il menù non è molto variegato. C'è il Mo, che è un pane piatto che tu apri e loro riempiono con misto di spalla e pancetta, quindi sempre maiale, che viene stufata per 12 ore. Poi abbiamo l'involtino fresco e anche il yampi, che sto martoriando la pronuncia, mi dispiace, ma abbiamo anche il baozi. Il baozi è un panino bianco cotto al vapore con un impasto che è molto leggero e dentro è ripieno con carne di maiale, che è molto buona perché c'è dentro anche, vedi, verza, erba cipollina, zenzero fresco, quindi è un po' agrodolce, c'è un po' quella botta dello zenzero, incredibile. Infatti ora ne ordiniamo uno per finire in bellezza questo video. Grazie. Istantaneo, ce l'hanno già pronti, cotti al vapore, bollente perché rimane nel vapore. E come vedete questo è un impasto che è bello morbido, elasticizzato, non lo so, dal glutine immagino, da quelle robe lì, da esperti di cucina, cosa che io non sono. Ma dentro, ragazzi, è un'esplosione di sapore. Ora è bollente, ma proverò comunque ad azzannare. Ah. Dentro c'è il tesoro, questa polpettina, questo ripieno, carne di maiale, verza, zenzero, è incredibile, super consigliato. Prezzo 3€. Questo, signori, vuol dire che abbiamo concluso questa 100€ challenge spendendo all'incirca metà del budget, perché siamo arrivati a quota 53, poi qui ci sarà la cifra esatta. Però posso dire che rapporto qualità-prezzo super onesto, qualità ottima, sapori molto particolari e ci sono anche delle cose che ovviamente da altre parti di Milano non trovi. Per questo video è tutto, ditemi se vi piace come format, date un'occhiata a Best Ever Food Review Show, lo si chiama il nome completo, l'idea iniziale è sua chiaramente ed è un ottimo canale, suggeritemi che altro tipo di 100€ challenge possiamo fare insieme qua a Milano o nel mondo, chi lo sa. Per questo video è tutto, io vi saluto, ciao a tutti.